Allora ragazzi, siamo andati molto avanti su questo Ultratron, peccato che non c'è la partita di mezzo perché la schedina si era riempita e visto che non ha lo schermetto che si reclina questa merda, esatto, non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo visto e quindi niente, siamo arrivati a un livello altissimo, ma probabilmente adesso schiatteremo immediatamente. Sicuramente. Ok, pronti? Tre, andate a recuperare il primo così capite un po' le dinamiche, via! Checkpoint raggiunto, livello 21 siamo, eh. Che cazzo è qua? Ah! Al centro? Porca puttana, cominciano a spawnare molto vicini al centro adesso, eh. Tra poco la regola del lontano... La regola dell'amico non sbaglia mai. Ma che è quella cosa al centro? Immagino prendilo, che sia... prendilo! Quello è un campo di forza sottoneurale che ti aiuta nelle decisioni. Sparagli tu a quello sotto. Guarda, io sto sparando a un altro tale e quale che sta qui vicino, quindi... Ok, allora, ah, questo sparano e esplodono. Un livello di sfida, no? Occhio teschietti. Spara a tutti i ragnoidi, mo è un problema. No, perché? Allora, più ne prendiamo. Se facciamo un perfect, ragazzi, sono soldi. Sono 1000 soldi che arrivano. Quindi dobbiamo. Che cazzo è successo? Non lo so. Uccidili tutti. Sì! Dovremmo aver fatto perfect. Perfetto, sì. Perfetto. Wow, 1000 premio perfezione. 3000 ci abbiamo. Scudi siamo a 2000. 4000 per potenziare il droide. Io direi slancio di velocità. Da uno slancio di velocità quando ti muovi, tieni premuto R1 per usarlo. Troppo difficile. Shock magnetico esplode quando uno scudo è esaurito. Buono. Stordendo e danneggiando i nemici vicini. Così non ci fanno cappotto. Vai. Questo potrebbe salvarci la vita, quindi stiamo prendendo tutte le robe che ci salvano la vita in realtà. Beh, ma è questa la parte gestionale del gioco, capito? Ah, vaffanculo! Okay. Dobbiamo prendere i raccogli particelle. Sì, perché stiamo rischiando stanno... troppo. Stanno esplodendo. Ok, scudi per forza. Stiamo rischiando troppo per andarle a prendere. Lo so, ma qua o mettiamo i scudi. Ma richiama particelle ci serve. Allora, tu gira. Oh, quello. Sto merda, occhio, non prenderli. Li hai presi tutti. Cosa? Li hai presi. Tutti quanti i teschietti hai preso. Mica li vedevo i teschietti. Porca puttana, ci sei passato su tutti? Appunto non li vedevo. Hai seguito tutti. Cioè, capisci, tutti li hai presi. Porca merda. Cioè, abbiamo uno scudo solo adesso. Tranquillo. Non sto tranquillo una sega. Occhio ai teschi. E lo dico anche a me. Occhio ai teschi. Oh, vai. Buono, vai a raccogliere subito. Ragazzi, siamo iper concentrati. Sparaci con quel coso che c'hai tu. Vai, tranquillo. Mi dispiace che c'ho sto cazzo in culo che spara di quarto. No, l'ho preso. No, l'hanno distrutto. No, ragazzi, sto giro mi sa che siamo messi malissimo. No, ce l'abbiamo fatta. È finita. Morto? Penso di sì. Guarda là. Ormai la spesa verte solo sugli scudi. Però io mi voglio togliere sto cazzo di fuoco triplo, dà un fastidio. Cioè guarda, stanno esplodendo tutte le cose. Aiuto. L'ho perso. Allora devi stare attento ai colpi loro perché sono rossi. Sto giro subito da schivare quelli blu. Sì, ho capito, ma è un problema. Ah, merda. Invulnerabilità ho preso. Buono. Vai, fai l'eroe, vai avanti tu, vai. Porca troia. Non so quanto tempo durerà, però. Madonna il bordello, signore. Ah! No. Livello di schivamento. Oh merda, no! Sì, dai, no, ok. Non abbiamo le bombe? No, sangue freddo, tranquillo. Ma sangue freddo. Muoviti tranquillo. Io gli sparo, No, c'è tutto il tempo. Sappilo, io gli puoi sparo. Puoi schivare, l'importante è rimanere. Ah! Porco Diaz. Dai, non puoi morirmi così. Sono vivo. Li abbiamo evitati tutti senza sparare. E tu pure ressato. No, bella. Due sono morti. Beh, vabbè, buono così comunque. Ormai, ragazzi, vado, prendo gli scudi e basta. Vabbè, ma la partita è quello che è, cioè... Comunque hai visto, ci devi stare 3 secondi sopra... Sì, e in un contesto normale questo è una follia.
Buono. Ah, oh, che cazzo è stato? È la bomba che stava là sotto, che io ho evitato. Hai preso la prugna là? Sì, l'ho presa la prugna. Le prugne fanno andare al bagno velocemente, spesso con una consistenza sotto il normale livello di... Bomba. Bomba. Devo fare per forza. Vorrei prendere a tira particelle, ma non riusciamo. Livello 27. Dai, dai, concentrati, non dobbiamo farci colpire mai. Ma qua è l'inizio che dobbiamo andare bene, perché dopo. Tu vai a raccogliere particelle. Vabbè, non devi. Ah! Hai visto che ci serve la tira particelle? Allora, a tira particelle ti permette di non esporti quando arrivano. No, questi mo camminano tutti quanti, si sono evoluti. Sì, l'anno prossimo, non si capisce una sega. Niente, siamo messi malissimo. Manca poco, siamo morti, eh. Secondo me la vedi più nera di quello che è. Non prenderlo! Ho usato la bomba, ce n'erano tanti. Ok, scusi. Non possiamo andare avanti a scuola. Come potete vedere, si fa un micromanagement attento. Si vaglia il perk da acquistare. Vai, vai, recupera. Ti sparo addosso io. Sì, quando uno. Oh no! Moltiplicatore disattivato. Mamma, ha distrutto uno scudo de merda. Livello di spia, no! Buono. Spara tutti, va bene, è facile. C'ho pure il colpo doppio. Secondo cazzo me ne frega a me. Perché vanno più veloci sti ragni di merda? Beh, perché ogni livello di sfida deve essere un po' più difficile del precedente. Se no la sfida è sempre uguale e poi sembra un fottuto GDR. Oh, bravo. Bravo, grandioso. Pericoloso. Sì. Perfetto. Questo ormai siamo molto bravi. Vabbè, perché siamo due. Allora, fermi. Fermi, adesso possiamo tirare particelle. Porca troia, sì. Bravo. E pure uno scudo. Vaffanculo. Oh. Comunque a livello 1 serve veramente a... Porca troia! Occhio, siamo senza scudi. Si capisce niente più. Minchia, sono... No! Oh! Bomba! No! Bomba! Serve a niente, non è servito a niente. L'abbiamo indebolito, tranquillo. Madonna, quanto cazzo spara! San Crispino, il nostro vino preferito. Devi sparare sotto. Sì, ho visto. Non ci abbiamo niente adesso, moriremo forte. Ah! Aiutami! Fai. Sì, come cazzo faccio? Fai l'amico, vai. Vaffanculo! Arg! Tosto, Veramente tosto. Però adesso sappiamo come gestirci meglio e quindi faremo un'altra partita.